Salve a tutti ragazzi, bene, oggi, un paio di giorni fa ho acquistato su eBay all'asta questo server IBM e-Server X-Series 300, abbastanza vecchiotto, infatti ancora gli hard disk AID, e ho fatto questo acquisto diciamo perché volevo togliermi un mio sfizio personale, e un server modesto, cioè piccolino, per gestire rete domestiche comunque va benissimo, ha un processore da un GHz, se non sbaglio un Pentium 3, al momento ha 512 di RAM e vabbè che espanderò, penso intorno ai 700, così vedremo, e due Ethernet, vabbè, USB, tastiera, vabbè, un server a tutti gli effetti, ecco. E sono rimasto sbalordito visto che questo qua è il mio primo server che ho preso, infatti sto facendo un video in casa proprio da, come per dire, non è che sia venuto una farm server, e sono rimasto sbalordito dall'alimentatore, non pensavo che l'alimentatore fosse così grande, ecco, per dimostrarvi, questa è la mia mano. Ha 2, 4, 6 ventole, sì, 2 Ethernet, già l'ho detto, un lettore floppy ormai in disuso però che può sempre servire, e un lettore CD ovviamente per l'installazione dei vari software. Sì, ho già detto che comunque questo server penso di utilizzarlo per la gestione delle reti, della mia rete domestica, e volevo vedere un pochettino accendendolo il casino tra virgolette che dovrebbe fare. Non lo so, vedremo. Proviamo. Sono le 20. Ecco, sono pariti anche gli hard disk. Vabbè, gli hard disk ovviamente saranno da sostituire, visto che sono due IBM da 19 giga, sono vecchiotti e non ci fanno niente. Per se vogliamo usarlo per inserire anche, diciamo, vari file, quindi utilizzarlo come un NAS, un network attached storage da tenere in casa, diciamo 20 giga sono un pochetti. Ovviamente la mia configurazione sarà in RAID 1, quindi con due hard disk che si copiano, anche detto mirroring, e niente, casino ne fa, penso che dovrò sopprimere queste due ventole, visto che comunque l'aria sul processore ce n'è, l'aria sull'alimentatore c'è, e la scheda madre penso che non scalderà molto, diciamo, perché comunque non sarà mai, non credo che non sarà mai in sovraccarico, ecco il beep. Mi dispiace non poter far vedere la schermata di boot, comunque sarebbe semplicemente una E rossa con server scritto, e farvi vedere il BIOS, mi dispiace. Niente, bene, penso che non ci sia altro da dire, e ho voluto condividere con voi questa esperienza. Buona serata a tutti, sì vabbè, buona serata perché è serata. Buona visione a tutti quanti, grazie mille per la visualizzazione, ciao a tutti ragazzi!